Volevo iniziare la chiacchierata di oggi cercando di presentare qual è, diciamo, la prospettiva nella quale siete invitati a, insomma, collocare molte delle cose che dirò. Io, come appunto è stato detto, sono di formazione un filosofo della scienza, mi occupo quindi in particolare delle implicazioni filosofiche, concettuali, fondazionali, epistemologiche e così via, delle teorie scientifiche con particolare, diciamo così, simpatia verso la fisica, così per problemi di questione di gusto, di formazione e così via. L'aspetto che mi interessa provare a proporvi questa sera, perché è un aspetto estremamente importante e credo in forte consonanza con gli obiettivi di questo ciclo, è provare a riflettere su quello che nel titolo viene indicato con l'espressione immagine scientifica del mondo naturale. Questo è un problema che si enuncia facilmente, ma in realtà molto difficile, nel senso che è sostanzialmente il problema di cercare di capire come possiamo formarci una immagine del mondo complessiva, quindi che abbia un significato complessivo per la nostra razionalità, sulla base di ciò che le teorie scientifiche nel loro operare concreto affermano. Questo è un compito in realtà, in particolare per noi che ci confrontiamo con le scienze contemporanee del XXI secolo, molto difficile, perché diciamo, se uno si addentra un pochino, insomma, cercherò di darvi qualche esempio di questo, si addentra nel lavoro che le scienze, le teorie scientifiche fanno, ci si rende conto molto rapidamente che il cammino che parte, diciamo, dal lavoro concreto delle scienze e che dovrebbe arrivare a dare i materiali per comprendere in un senso globale, filosofico, immaginativo, le strutture del mondo in cui viviamo, questo percorso è molto lungo e molto complicato. Non è facile, diciamo così, estrarre un'immagine del mondo in modo facile, semplice, intuitivo dalle teorie scientifiche. Non lo è in realtà mai stato, neanche nel passato, ma oggi in particolare questo compito è particolarmente difficile. Ed è però un compito, diciamo, di grande importanza, un compito nobile, perché noi chiediamo alla scienza non soltanto gli strumenti, alcuni strumenti per vivere meglio, diciamo così, quelli che hanno applicazione tecnologica immediata, ma chiediamo anche di raccontarci come è fatto il mondo, quali sono le sue strutture, quali sono le leggi fondamentali, i meccanismi che regolano il mondo in cui viviamo. E, ripeto, trarre una immagine complessiva da ciò che le teorie scientifiche dicono non è facile, è complesso, e in questo appunto compito arduo, però credo importante, gli strumenti dei filosofi della scienza possono dare degli input, delle indicazioni importanti, perché sostanzialmente i filosofi della scienza, come filosofi, sono abituati a lavorare un po' con i concetti, con le immagini, con le rappresentazioni complessive, quindi in questo senso possono essere utili per, diciamo, accompagnarci in questo percorso. Siccome il filo rosso di questo ciclo è il tempo, naturalmente, semplificando, il grande filone che abbiamo iniziato nel Novecento, il grande capitolo della scienza, della fisica, del tempo, è quel complesso di teorie iniziate sostanzialmente da quest'uomo famosissimo. Uso l'espressione teorie relativisti perché ce ne sono due. Queste teorie hanno rappresentato, come tutti sappiamo, una enorme rivoluzione scientifica in primo luogo, una grande, anche hanno apportato grandi avanzamenti dal punto di vista tecnologico. Vedete qui, faccio qualche esempio, sviluppo della fisica, fisica delle particelle, cosmologia, laser, ma anche appunto tutta una serie di dispositivi tecnologici che attraverso, diciamo, un cammino non brevissimo diciamo, sono debitori a questa grande impresa scientifica, ma questa impresa scientifica è anche responsabile della, diciamo, trasformazione di questo grande concetto con cui gli esseri umani
si intrattengono da molti, molti secoli, che è il concetto di tempo. E qui arriviamo al punto che appunto vi avevo anticipato nei primi minuti, e cioè come è possibile, se è possibile, entro quali limiti, formarsi un'immagine complessiva del mondo naturale che tenga in debito conto ciò che le teorie scientifiche attuali dicono sulla struttura e la natura del tempo, aperta parentesi, e dello spazio anche. Questo appunto è un aspetto, diciamo, una parte di questo problema di cui vi parlavo, cioè di cosa significa trarre delle implicazioni filosofiche dalle teorie scientifiche contemporanee. Questo, ripeto, da una parte è un compito, diciamo, che quasi direi ci si impone, perché la scienza ha una presenza nella cultura contemporanea molto grande, tendenzialmente destinata, se vogliamo, anche ad aumentare, quindi un compito che in qualche modo non è evitabile, ma al tempo stesso, vi dicevo prima, è un compito anche difficile, perché non c'è una via regia, una via semplice verso la costruzione di che tipo di rappresentazione noi dovremmo avere del mondo sulla base di ciò che dicono le teorie scientifiche. Perché ciò che dicono le teorie scientifiche, e questo, diciamo, lo apprendiamo guardando la storia della scienza negli ultimi 4 secoli, ciò che le teorie scientifiche dicono è andato progressivamente allontanandosi in maniera sempre più marcata da quello che chiamiamo il nostro senso comune, le nostre percezioni comuni, quindi la nostra immagine intuitiva del mondo intorno a noi, che poi storicamente è stato il materiale per molti secoli prima della rivoluzione scientifica, gran parte del materiale con cui gli esseri umani interpretavano il mondo. Dalla rivoluzione scientifica in poi si avvia questo processo di, diciamo così, divergenza tra l'immagine intuitiva, quella che ci formiamo senza pensarci troppo, o quella che ci formiamo fidandoci delle nostre percezioni, e l'immagine che le teorie scientifiche dicono essere l'immagine corretta del mondo. Questi due percorsi, che per tanti secoli hanno viaggiato sostanzialmente in parallelo, a partire dalla nascita della scienza moderna hanno cominciato a divergere, e quindi la scienza ha cominciato a raccontare storie molto difficili da, diciamo, digerire per il senso comune. E questo è un processo sostanzialmente irreversibile, con cui bisogna fare i conti. Quindi, per farsi un'idea in qualche modo plausibile del mondo naturale intorno a noi sulla base di ciò che le teorie scientifiche dicono, dobbiamo tenere conto di questa fondamentale divergenza, di questa distanza così grande. Sono tanti gli aspetti in cui noi abbiamo una percezione intuitiva del mondo intorno a noi che non ha quasi niente a che vedere con ciò che le teorie scientifiche di quel pezzo di mondo dicono, di quali sono le leggi e i meccanismi. Questo è una grande sfida concettuale, ma anche un grosso problema. Forse anche una delle questioni, diciamo, alla base di una certa diffidenza della cultura, come dire, di massa contemporanea nei confronti della scienza. La scienza non, diciamo, non regala facili immagini del mondo semplicemente, velocemente fruibili. Regala dei contenuti che vanno, diciamo, sciolti, compresi, dissezionati e così via. Quindi comporta grande fatica, e questo può creare dei problemi. Ok, allora, il tempo. Il tempo ovviamente non serve avere fatto grandi studi per sapere che è una delle grandi questioni con cui gli esseri umani si sono confrontati da molto, molto tempo prima che nascesse l'impresa scientifica in un senso lato. Molte sono state, diciamo così, le idee, le teorie, i concetti generali che sono stati elaborati in molte forme della cultura umana, sia in quella, diciamo, che in prospettiva sarebbe stata poi più vicina a ciò che oggi chiamiamo scienza, sia in altri campi, l'arte, la letteratura e così via. Io, facendo una, diciamo, panoramica molto, molto personale, capi, voglio ricordarvi solo un paio di questi episodi che storicamente, come dire, nella storia delle riflessioni sul concetto di tempo hanno occupato alcune grandi menti del passato. Naturalmente non l'ho detto all'inizio, ma lo dico ora, anche se è ovvio,
la Presidente prima ha evocato una serie molto grande di temi rispetto ai quali la mia chiacchierata sarà molto molto ristretta, perché è un tema che, come sappiamo, comprendete, è un tema enorme, insomma, su cui potremmo starci altro che 8 incontri. Quindi io ho cercato, diciamo, una strada che tenga insieme alcuni punti fondamentali sotto quella prospettiva che vi ho detto dell'immagine del mondo naturale. Quindi proverò in questo senso a fare una carrellata molto per grandi temi, per grandi passaggi dall'antichità all'età moderna e poi all'età più vicina a noi. In questa, che potenzialmente è una serie grandissima di idee, di riflessioni sulla natura del tempo, due grandi riferimenti antichi sulle riflessioni appunto sulla natura del concetto di tempo sono, da una parte, Aristotele, dall'altra parte Agostino, separati da alcuni secoli. Entrambi si sono soffermati in modo profondo e strutturato sulla natura, diciamo, enigmatica in qualche modo del tempo, proponendo delle idee per certi versi ancora, diciamo, che stimolano la nostra immaginazione, pur essendo ovviamente collocati in un periodo molto lontano da noi e diciamo, in una storia che arriva fino alla fine del Cinquecento, inizi del Seicento, ed è una storia sulla quale bisogna ricordare un fatto che è, diciamo, come dire, facile da enunciare, ma culturalmente di una importanza enorme. Noi siamo abituati nella nostra così sensibilità, nella nostra cultura dei tempi di oggi, a considerare in prima istanza la scienza e la filosofia come due imprese culturali in senso lato ben distinte e, entro certi limiti molto ben determinati, questo è banale, si occupano di questioni diverse o di questioni simili da punti di vista molto diversi. Se noi dovessimo fare degli esempi di un lavoro in un campo e un lavoro nell'altro, potremmo farli semplicemente. Questa distinzione tra analisi filosofica e ricerca scientifica è, dal punto di vista della storia della cultura umana, una distinzione molto recente. Cioè una distinzione che ha 4-5 secoli di vita al massimo, che è un tempo molto breve sulla scala dell'evoluzione culturale. Cioè è solo sostanzialmente dalla fine del Cinquecento, inizio del Seicento, che la cultura occidentale ha cominciato a separare due grandi tipi di problemi, quelli che oggi chiamiamo problemi scientifici e quelli che oggi chiamiamo problemi filosofici. Ma fino a quel momento, in qualche modo, scienza e filosofia, come le intendiamo noi, non erano distinte dal punto di vista di principio. Questo dice molto sul tipo di problemi che gli esseri umani si sono posti fino alla nascita delle scienze moderne in senso stretto, ed è anche, se volete, alla base del fatto che molte di queste idee sono ancora estremamente stimolanti anche in una prospettiva contemporanea, perché sono in qualche modo frutto di un contesto culturale nel quale lo sguardo, tra virgolette, scientifico, lo sguardo filosofico, come le definiremmo oggi, sono integrati in modo molto forte. Questo è un fatto culturale che, diciamo, non va dimenticato. Quindi se noi pensiamo al passato e proiettiamo nel passato il fatto che oggi noi distinguiamo molto facilmente scienza e filosofia, facciamo un'operazione antistorica, scorretta, diciamo così, no? Perché gli antichi, fino sostanzialmente all'età moderna, non distinguevano tra problemi filosofici e problemi scientifici. E questo, ripeto, era anche alla base, nei casi più importanti, della qualità, della profondità di queste riflessioni. Aristotele ha dedicato alcune riflessioni molto importanti al concetto di tempo, in particolare in quest'opera che è nota così tradizionalmente con questo termine fisica, che ha molto poco a che vedere col termine attuale di fisica. Con fisica Aristotele intendeva una sorta di teoria generale del cambiamento, del mutamento, e Aristotele collega in modo molto forte, strutturale, l'idea di passaggio del tempo con l'idea di cambiamento.
Questo è un passo molto interessante. Vedete, l'esistenza del tempo non è neppure possibile senza quella del cambiamento. Quando infatti non mutiamo nulla entro il nostro animo o non avvertiamo di mutare nulla, ci pare che il tempo non sia trascorso affatto. Questo è anche una diciamo, citazione interessante perché introduce un tema che avrà una storia molto lunga e molto nobile, che arriva fino a noi, cioè il tema della dimensione, diciamo, interiore della temporalità. Questa è una dimensione appunto che ha avuto una storia molto importante, non solo filosofico-scientifica, ma come è noto anche letteraria. E l'altro grande riferimento antico è certamente Agostino. Agostino scrive un gran numero di opere, ma in particolare gli studiosi, diciamo, del concetto di tempo trovano una miniera di riflessioni in una particolare parte di un'opera di Agostino molto famosa che si chiama Le Confessioni. C'è un libro delle Confessioni, cioè un capitolo, insomma, diremmo modernamente, l'undicesimo libro, che è dedicato interamente al concetto di tempo. È un libro, quindi una parte assolutamente straordinaria anche dal punto di vista della formulazione, veramente un capolavoro della letteratura filosofica, sia, diciamo, per i concetti sia per la profondità della prosa, insomma. E Agostino propone, diciamo, anche qui un'idea, una prospettiva nella quale il tempo è qualcosa che ha a che fare con la nostra percezione del tempo, quindi il tempo come dimensione della nostra natura mutevole, ma all'interno di un problema, se volete, curioso, che però, visto, diciamo, un'ottica scientifica contemporanea, ha delle strane risonanze che possono interessare. Qual era il problema? Per metterla molto semplicemente. Per la teologia del tempo, dell'epoca, sussisteva il seguente problema. I testi sacri, ora io non sono un esperto in materia, ma quello che dirò basterà, citano ovviamente i passi selezionati situazioni in cui si dice al principio Dio creò questo e quello. Quindi frasi in cui si evocano questioni di tipo temporale. Questo cosa significa? Significa che espressioni del genere sembrano rimandare a una situazione in cui c'è il tempo e Dio sta nel tempo. E a un certo punto decide, per motivi a noi imprescutabili, di creare. Questo è un problema dal punto di vista della teologia dell'epoca, perché, insomma, come dire, trasmette l'idea di un Dio che non fa niente per un sacco di tempo, a un certo punto decide di creare tutto ciò che c'è. Questo fatto di vedere lì che Dio sta lì e non fa niente, disturbava la teologia dell'epoca. Era un problema reale. Allora, qual è l'intuizione interessante di Agostino? All'epoca e anche però dal punto di vista in qualche modo nostro. L'idea è che in qualche modo la dimensione temporale delle cose è una dimensione che riguarda solo noi che siamo esseri creati. Cioè, la temporalità in qualche modo per Agostino è una espressione della nostra finitezza. Solo perché noi siamo finiti, vediamo le cose nel tempo. Vediamo il passato, il presente e il futuro. Ma dal punto di vista di Dio, le cose stanno diversamente, perché Dio, creando tutto il resto, tutto ciò che c'è, ha creato anche il tempo. Quindi la domanda, cosa faceva Dio prima di fare il mondo, non ha senso. Perché Dio ha creato insieme al mondo il tempo. È una idea molto ingegnosa dal punto di vista filosofico e, se volete, diciamo, ha appunto delle risonanze, facendo, insomma, un po' tante estrapolazioni, anche, diciamo, con domande in qualche modo cosmologiche. C'è qualcosa di
appunto, vagamente che ti fa ricordare alcune proposte che tuttora sono, diciamo, all'esame di chi si interroga, diciamo, sulle origini del cosmo. Allora, vado ovviamente per passi molto grandi, naturalmente si capisce bene per ciò che sto dicendo, un passaggio, una svolta fondamentale è rappresentata da quello che retrospettivamente è stata chiamata la rivoluzione scientifica dell'età moderna, cioè quella fase, quel processo storico, insomma, esteso nel tempo, che volendo così semplificare prende grosso modo un secolo e mezzo tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento, un processo storico molto complesso a partire dal quale, diciamo così, l'impresa scientifica per come la conosciamo oggi inizia a porsi, insomma, su dei binari che attraverso una storia molto lunga, nobile e faticosa ha portato la scienza ad avere il ruolo che ha oggi, così, nella cultura contemporanea. Perché non si dice semplicemente la nascita della scienza moderna, ma si usa l'espressione rivoluzione scientifica? Il termine rivoluzione è un termine molto carico, significa un processo storico in qualche modo rapido, in qualche misura irreversibile, che cambia il panorama in un modo, appunto, non più riducibile alle categorie precedenti, e tale da non permettere alcun, diciamo, ritorno e mettere la storia in una direzione che poi rimane quella molto ben definita. Allora, perché abbiamo ragione di considerare la nascita della scienza moderna, all'interno del quale, della quale appunto si struttura una riflessione diversa, più profonda sul concetto di tempo, perché ne parliamo in termini rivoluzionari? Perché la rivoluzione scientifica, che come ho detto prima è un evento naturalmente molto complesso a guardarlo con le lenti più dettagliate dello storico, che ha molti filoni, non vede tutte le scienze nascere nello stesso tempo, con gli stessi ritmi, così via, però naturalmente cercando di vedere questi processi in forma generale, è perché la rivoluzione scientifica è principalmente un rovesciamento del nostro di esseri umani, del modo di guardare ai fenomeni naturali. In molte, diciamo, presentazioni così un po' spicce o nei manuali di scuola si fa spesso riferimento al metodo sperimentale, a questioni, diciamo così, più di dettaglio rispetto a questo fattore che in realtà giustifica nel considerare questo grande passaggio della storia culturale come una rivoluzione. La scienza moderna, nei termini in cui, diciamo, progressivamente ci è diventata familiare, è nata perché un certo gruppetto di personaggi che per motivi imprescutabili hanno avuto un'intuizione più, che ha guardato più lontano degli altri, perché questo gruppetto ha deciso, diciamo così, di rovesciare, di rivoluzionare, di modificare in modo profondo il modo di guardare agli stessi fenomeni a cui gli uomini avevano guardato fino ad allora in una certa maniera. Questo è stato veramente rivoluzionario. In che senso, in qualche modo, questo... se noi dobbiamo, diciamo così, trovare, semplificando molto naturalmente, un fattore chiave per comprendere in che senso la nascita della scienza moderna è un'autentica rivoluzione intellettuale, possiamo trovare questo fattore in un'idea che per noi è ormai familiare da molto tempo, che però, appunto, vista in quest'ottica, è un'idea veramente tra le più geniali, insomma, che l'essere umano abbia escogitato. E cioè l'idea che per provare a fare una qualcosa che noi oggi chiamiamo una teoria scientifica del mondo naturale, di un certo insieme di oggetti naturali, noi dobbiamo fare dei modelli di questi oggetti. Cioè dobbiamo assumere di poter costruire un'immagine ideale, molto semplificata, che non è la fotografia degli oggetti da fuori.
Questo fanno i grandi scienziati dell'età moderna. Scommettono sulla possibilità di costruire una conoscenza del mondo naturale costruendo delle immagini semplici degli oggetti. Immagini semplici, ripeto, che non sono delle fotografie, cioè sono rappresentazioni di oggetti che in quanto tali non esistono là fuori. Sono rappresentazioni ideali. Ma questa è una congettura, diciamo una scommessa intellettuale che ha un enorme successo. Perché in un certo senso attraverso questa idea di costruire rappresentazioni semplici nasce la scienza moderna e la scienza moderna riesce a fare dei progressi enormemente più rapidi rispetto a secoli e secoli e secoli di conoscenza precedente, diciamo, tempi in cui gli esseri umani non erano certo stati con le mani in mano, si erano dedicati a un'indagine molto approfondita del mondo intorno a loro. Ma questo aspetto, in qualche modo, della centralità di costruire modelli semplici dei fenomeni per poterli studiare in un senso che oggi noi riconosciamo come scientifico, questa è un'autentica invenzione degli scienziati, dei filosofi naturali, si diceva, dell'età moderna. Ed era, è stato retrospettivamente qualcosa a cui, diciamo così, gli antichi, pur con tutta la loro sapienza, la loro sottigliezza, insomma i loro strumenti che avevano dimostrato di avere, non sono riusciti a cogliere in qualche modo. No? Per gli antichi la matematica era perfetta proprio perché non parlava del mondo, in qualche modo. I moderni cosa fanno? Decidono di scommettere sulla fecondità di costruire modelli semplici dei fenomeni e ai modelli semplici di questi fenomeni applicano il linguaggio della matematica, creando sostanzialmente, nel caso della fisica, un filone che ha determinato insomma il grande successo di questo pezzo di scienza. Quindi si tratta di, in questo senso, di un'autentica rivoluzione intellettuale e quindi di un rovesciamento che consiste non nell'avere, diciamo, scoperto dei fatti, delle cose che stanno là fuori, ma nell'aver deciso di guardare alle stesse fenomeni di prima con occhi diversi. In questo senso Galileo è stato autenticamente, diciamo, uno scienziato che occupa il posto che sappiamo nella storia della scienza, perché Galileo è probabilmente lo scienziato che ha, diciamo, applicato, approfondito, indagato e utilizzato nel modo più profondo e più influente questa idea del costruire scienza attraverso la costruzione di cose che oggi noi, insomma, in modo astorico, però per intenderci, chiamiamo modelli dei fenomeni. Questo è, così, è un dato spicciolo storico ma interessante. Gli studiosi hanno, diciamo, fatto notare che nei decenni della rivoluzione scientifica cresce enormemente il numero di opere che contengono nel titolo l'aggettivo nuovo. Quindi in qualche maniera questo è un piccolo segnale così semantico, se volete, linguistico, del fatto che i protagonisti di questa grande rivoluzione avevano la sensazione di stare aprendo le porte di un mondo nuovo prometteva, insomma, grandi tesori che poi effettivamente sono stati ampiamente trovati. Questi sono esempi famosi, ripeto, ce ne sono centinaia, svariate centinaia, il nuovo organo di Bacone, l'astronomia nuova di Keplero, il discorso di dimostrazione intorno a due nuove scienze di Galileo, che è l'ultima opera di Galileo pubblicata in Olanda, perché notoriamente Galileo era stato condannato nel 1632. Da questo punto di vista prendo qualche minuto diciamo un pochino più magari faticoso, non lo so, però per fare un paio di esempi di cosa si intende per diciamo rivoluzione scientifica nel senso che vi dicevo prima.
Così facendo, io vorrei soffermarmi un attimo su alcune questioni che sono state fondamentali per sviluppare uno sguardo nei confronti dei fenomeni nella direzione poi che ha permesso una trattazione che oggi noi consideriamo rigorosa del concetto di tempo dal punto di vista scientifico e fisico in particolare. Allora, a cosa mi riferisco? Mi riferisco a diciamo un passaggio chiave nella discussione che Galileo Galilei fa di quella che oggi chiamiamo la cinematica. Allora, qual era, diciamo così, l'obiettivo polemico di Galileo nella, diciamo, nel percorso che porta Galileo, insomma, a porre alcuni dei capisaldi della nuova visione del moto, spazio e tempo dell'epoca moderna? Allora, in un'espressione semplice, l'attenzione che Galileo porta verso questo tipo di fenomeni si riferisce al fatto che la scienza moderna porta, in particolare la fisica moderna, porta a considerare alcune diciamo, fenomeni, alcune quantità centrali nell'indagine di fisica dei fenomeni, non più come quantità o fenomeni in qualche modo assoluti, ma relativi o relazionali. In particolare, l'idea stessa di stato di moto o di quiete di un corpo. Qui in qualche modo torniamo su quanto sia difficile crearsi un'immagine del mondo basandosi solo sulle nostre, diciamo così, percezioni intuitive. Allora, qual era, diciamo, l'immagine del mondo alla quale Galileo si contrapponeva? L'immagine del mondo alla quale Galileo si contrapponeva era un'immagine del mondo che aveva diversi secoli di vita e che era l'immagine del mondo sostanzialmente di matrice aristotelica. In questa immagine del mondo c'erano, diciamo così, in questa che era un'immagine del mondo, ma anche, diciamo, un insieme di teorie che, sia pure non quantitative in un senso moderno, erano teorie abbastanza sofisticate. Quando si studia la storia della scienza, una delle cose più interessanti che, diciamo, si acquisiscono è comprendere che anche le teorie del passato, che oggi consideriamo sbagliate, erano prodotti di notevole sofisticazione intellettuale. La fisica di Aristotele non è una teoria scientifica in un senso moderno, ma è una teoria notevolmente raffinata dal punto di vista intellettuale. Bene? Quindi è sano porsi in modo serio rispetto a questi prodotti dell'attività, diciamo così, razionale, perché non erano delle favolette, erano un tentativo interessante, logicamente agguerrito, di costruire, diciamo, una fisica adatta alle percezioni del mondo che noi che potevano avere gli esseri umani. Allora, in questa rappresentazione del mondo c'erano, diciamo così, erano contemplati dei fatti in qualche modo assoluti, bene? Dipendenti dal fatto che le nostre percezioni, no, ci suggeriscono che certi fatti devono essere così come noi li percepiamo. Esempio banale, noi abbiamo al momento la percezione di essere, tra virgolette, fermi. Bene? Non c'è niente di più intuitivo di questo. Non c'è niente di cui noi adesso siamo più sicuri di questo. Che siamo fermi. Allora, la fisica di Aristotele, semplificando mostruosamente, però il succo è questo. La fisica di Aristotele è una sofisticazione, una, diciamo, complicazione notevolmente sottile di osservazione di questo genere. In questo senso era una teoria che andava molto d'accordo con il modo di vedere comune delle persone. Con quella fisica lì era molto facile farsi un'immagine del mondo, nel senso che vi dicevo prima, perché quella era sostanzialmente una formalizzazione raffinata della nostra immagine intuitiva del mondo.
proprio perché è intuitiva, è difficile, diciamo così, distaccarsi da questo tipo di teorizzazioni. Va bene? Quindi, in un certo senso, questo è utile per comprendere qual è stato lo sforzo titanico che i filosofi naturali, insomma, gli scienziati dell'epoca hanno dovuto fare per costruire un'immagine del mondo diversa che è quella che noi oggi sostanzialmente riconosciamo essere quella che ha portato verso la scienza moderna. Perché si trattava, diciamo così, come dice Galileo in certi passi, di fare forza ai nostri sensi, perché i nostri sensi ci trasmettono un'idea diversa, no? Un'idea semplice in cui ci sono dei fatti incontrovertibili, tipo il fatto che noi siamo fermi. Allora, quindi uno snodo, un passaggio chiave è stato quello di congetturare che fatti, proprietà, quantità, fenomeni che noi diciamo intuitivamente consideravamo al di là di ogni possibile dubbio quanto alla loro assolutezza, sono invece fatti, diciamo così, che la cui natura dipende, semplificando anche qui, dal punto di vista dal quale li guardiamo. Detto in modo lievemente più preciso, se gli stati di moto o di quiete di un corpo non sono fatti assoluti, non sono in qualche modo proprietà intrinseche dei corpi, ma hanno a che fare con relazioni, hanno a che fare con la prospettiva dalla quale li vediamo. E c'è un passo famoso, ma anche estremamente efficace, del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632 di Galileo, dove dice questo, come vedete. Però vuol dire perciò. Il moto, intanto è moto, e come moto opera, in quanto ha relazione a cose che di esse mancano. Ma tra le cose che tutte ne partecipano ugualmente, niente opera, ed è come se non fosse. Bene? Quindi se un oggetto si muova o no, non è un fatto assoluto. Va bene? Quindi la risposta alla domanda, se lo domanda due punti, l'oggetto si muove o no? La risposta corretta è dipende. La formulazione di Galileo è molto più affascinante di quella che ho dato io, naturalmente, ma questo sta dicendo Galileo. E fa questo esempio: le mercanzie delle quali carica la nave intanto si muovono, in quanto lasciando Venezia passano per Corfù, per Candia, per Cipro, vanno in Aleppo, le quali Venezia, Corfù, Candia, eccetera, restano, né si muovono con la nave. Bene? Ma per le balle, casse ed altri colli dei quali carica stivata la nave, rispetto alla nave medesima, il moto da Venezia in Soria è come nullo. Quindi, le casse, rispetto alla nave sulle quali stanno, non si sono mosse di un centimetro, anche se hanno fatto miglia e miglia e miglia. Questo è un fatto per noi semplice, ma pensate allo sforzo che è stato necessario per, diciamo così, sottrarre dagli oggetti queste proprietà considerate prima assolute e trattandole invece come proprietà che dipendono dalle relazioni tra corpi. Questo è un passaggio gigantesco dal punto di vista intellettuale ed è un passaggio che in qualche modo, questa secondo me è una metafora utile, è un passaggio che in qualche modo tutti noi abbiamo dovuto fare nella nostra mente quando a scuola abbiamo provato a imparare un pochino di scienza, un pochino di fisica. Tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo fare forza alle nostre percezioni per adottare un punto di vista in qualche modo più astratto, diciamo così, quello della scienza moderna, e provare a capire che appunto certe proprietà, certe quantità, certi processi che noi istintivamente, dal punto di vista intuitivo, sembrano avere certe caratteristiche di assolutezza, invece secondo la scienza moderna hanno caratteristiche completamente diverse. Questo è anche un esempio del senso in cui, vi dicevo prima, la scienza moderna comincia a
di far divergere, diciamo, i destini dell'intuizione comune, il senso comune, da quelli della teorizzazione robusta, cioè dalla spiegazione di come è fatto davvero, tra virgolette, il mondo. Questo è già un esempio che sta proprio all'inizio della scienza moderna, in uno, diciamo, dei suoi capitoli iniziali, più nobili, ma pur sempre iniziali, perché questi sono, diciamo, gli inizi in qualche maniera, no? Allora, vi dicevo la centralità di questa idea della idealizzazione, della modellizzazione. C'è un altro passo, anche questo molto famoso, ma estremamente bello, interessante, efficace, in cui Galileo, diciamo così, enuncia una sorta di principio metodologico fondamentale. Vedete, dice: così come a volere che i calcoli tornino sopra i zuccheri, le sete e le lane, bisogna che il computista faccia le sue tare di casse involge d'altre bagaglie, così quando il filosofo geometra vuol riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia. Allora, il filosofo geometra è il modello, il paradigma di scienziato per Galileo, cioè lo scienziato che utilizza la matematica. Il filosofo geometra è, cioè, il filosofo naturale che usa i metodi della geometria. E quando vuol fare il suo lavoro, cioè riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, quindi portare la teoria all'esperienza, provare a verificare se l'esperienza si conforma a ciò che la teoria si assume che prescriva, dice, deve difalcare gli impedimenti della materia. Cioè deve prendere sul serio questi modelli, deve costruire delle rappresentazioni in cui io faccio finta che una serie di cose che nella realtà sono operanti non esistano. Questo significa difalcare gli impedimenti materiali. Fare una rappresentazione semplice, che nella realtà da fuori non esiste, perché nella realtà c'è la materia, ma che spero che mi dia delle informazioni, delle indicazioni utili su capire le leggi fondamentali del mondo naturale. Vedete quindi che razza di, come dire, scommessa intellettuale c'è qui. Si passa da qualcosa che non esiste nella realtà per provare a spiegare la natura della realtà. È una, diciamo, impresa di coraggio intellettuale enorme. C'è un grande storico della scienza che ha dedicato molto tempo a Galileo, che si chiamava Alexandre Coiré, uno storico, diciamo, di formazione francese, origine russa, ma formazione francese, ha scritto un libro molto famoso che si chiama Studi Galileiani, che è un caposaldo della storia della scienza del Novecento. In quel testo lui dice, cosa fa Galileo? Spiega ciò che c'è con ciò che non può mai essere. Qualcosa di molto coraggioso intellettualmente. Cioè spiega, prova a spiegare la concretezza del mondo fisico mediante ciò che non può mai essere, cioè mediante dei modelli astratti che come tali non troviamo là fuori nella realtà, ma le cui caratteristiche sono tali da permettere una feconda applicazione della matematica e che, per, come dire, fortuna in un certo senso, riesce a darci delle lezioni importanti su come è fatto il mondo. Anche se in quella forma così semplice, lineare e ideale, quei fenomeni non si verificano nella realtà. Quindi spieghiamo ciò che c'è con qualcosa che non può mai essere. Questa è la rivoluzione scientifica moderna, qualcosa, diciamo, a cui gli antichi, con tutta la loro audacia, ripeto, non erano arrivati. Scusate, guardo l'ora perché non voglio approfittare della vostra pazienza. Però permettetemi di rimanere ancora 5 minuti su Galileo, perché oltre a quel passo, appunto, sulla natura relazionale di stati di moto di quiete, c'è un grande episodio della storia della scienza, che è un grande classico, non molto noto, ma, diciamo, come grandi classici non smette di insegnarci qualcosa ogni volta che noi lo riaffrontiamo, diciamo così. Allora, è uno dei passaggi più famosi del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Piccola parentesi,
è un fatto di per sé minuto, ma di diciamo, rilevanza simbolica molto importante. Il fatto che una delle opere capitali per la nascita della scienza moderna è un dialogo. Quindi un'opera che come dire, non si presenta in maniera trattatistica, quindi come una costruzione già fatta con i suoi assiomi, le sue conseguenze, ma si presenta come un dialogo, quindi come diciamo, un'impresa in qualche misura collettiva che costruisce qualcosa attraverso il confronto di opinioni diverse. Naturalmente è molto chiaro dal testo che non tutte le opinioni sono uguali, è molto chiaro dal testo che Galileo predilige certe opinioni rispetto ad altre, ma come dire, colpisce la natura simbolica di questo dialogo come incubazione di alcuni caratteri chiave della scienza moderna, no? La natura ideale della conoscenza scientifica e il fatto che la conoscenza scientifica nasce dal confronto, in qualche modo, tra idee diverse. Questo è un fatto interessante dal punto di vista simbolico per la storia della cultura scientifica. È fatto di quattro giornate. Nella seconda giornata Galileo Galilei si dedica a discutere un fatto che avrà una grande importanza per lo sviluppo della descrizione fisica del mondo. E lo fa in una maniera estremamente suggestiva. Tra parentesi, non so se avete visto o in teatro o in televisione lo spettacolo di Marco Paolini su Galileo, è uno spettacolo bellissimo che vi invito a vedere su YouTube o su forme che preferite, perché è molto divertente, è molto corretto dal punto di vista scientifico e c'è una parte dedicata a ciò che io molto più modestamente insomma, vi racconterò che è fantastica, cioè molto divertente, molto efficace. Qual è il problema? Il dialogo sopra due massimi sistemi del mondo è un'opera astronomica, quindi è un'opera la cui obiettivo è quello di sostenere la validità del modello astronomico di Copernico. Quindi si inserisce in una, come dire, una polemica, un dibattito scientifico di natura strettamente astronomica. Uno degli argomenti chiave dei nemici, diciamo, di Galileo era che certi fenomeni, per l'appunto particolarmente intuitivi, che noi tutti possiamo sperimentare sulla Terra, testimoniano a favore del fatto che la Terra non si muove. Bene, quindi per Galileo è cruciale provare a abbattere questo tipo di argomenti. Bene, perché abbattere questo tipo di argomenti significa togliere il terreno sotto i piedi alle tesi che sostengono che la Terra è ferma, qualunque cosa voglia dire che è ferma. Bene. Allora, per fare questo Galileo produce uno dei più importanti, come si dice qualche volta, esperimenti mentali. Cioè, racconta una storia che in realtà è una sorta di esperimento, ma lo è in un senso ideale. Cioè, di fatto non si può produrre a rigore l'esperimento così come Galileo lo racconta. Bene? Quindi è un grande esempio di ciò che io prima vi dicevo, quando vi dicevo che la scienza nasce dalla consapevolezza che bisogna costruire dei modelli. Questo è un grande modello, un grande nel senso un modello destinato a un grande successo, una grande idea, diciamo così, ma è una rappresentazione in questo senso idealizzata, volta a smontare l'idea che è evidente, sulla base di esperienze che possiamo fare tutti, che la Terra è ferma. Bene? Quindi in questo senso è un pezzo di questo, un episodio di questa polemica contro gli anticopernicani sostanzialmente, ma visto una prospettiva più ampia assume un significato molto più ampio. Va bene? Allora, qual è la situazione? La situazione è quella che ci chiede Galileo di pensare, è quella di una nave con una stiva.
un gruppo di amici si reca al porto, questa nave ferma, e entra in questa stiva, cioè una stanza chiusa senza finestre per cui si possa vedere fuori, e immagina che queste persone si dotino di una serie di oggetti. Bene? Dal punto di vista, diciamo, della prosa, che in Galileo è una prosa di grande qualità, è uno degli eroi, diciamo, della storia di lingua italiana, Galileo, è un costruttore di dialogo, è un grande testo dal punto di vista letterario. Galileo racconta appunto questa storia come una storia di senso comune, ma è come se, diciamo, nel sottotesto ci dicesse che si sta allestendo un laboratorio scientifico. E dice: riserratevi con qualche amico della maggior stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio. Quindi riserratevi con qualche amico nella stiva e qui vi fate di avere mosche, farfalle e simili animaletti volanti. Quindi dice: vi chiudete con degli amici e vi dotate dei seguenti, diciamo, oggetti o situazioni, che sono situazioni di senso assolutamente comune, ma che hanno una giustificazione sperimentale, diremmo. Bene? Quindi lui racconta una storia comune che in realtà è una sorta di rapporto di un'attività di laboratorio. Quindi in questo senso, anche in questo senso, è un testo molto sottile, che ha proprio due letture di questo tipo. Il primo è: abbiate mosche, farfalle e simili animaletti volanti, poi vi dotate di un gran vaso d'acqua con dei pesci dentro. E poi si sospenda un secchiello che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che si è posto a basso. Quindi voi dovete bere. Vi portate, e lì qui Paolini su questi animaletti volanti fa dei virtuosismi eccezionali, degli animaletti volanti, un vaso con un boccio d'acqua con dei pescetti dentro e un vaso che fa cadere dell'acqua goccia a goccia dentro un altro recipiente che è di angusta bocca, quindi in modo che però che sia molto facilmente controllabile che questa goccia entra esattamente dentro il vaso posto di sotto. Bene? Questo è un vero e proprio laboratorio in un certo senso. Allora dice: stando ferma la nave, osservate come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. Allora dice sostanzialmente: prendete gli amici, vi dotate di questi oggetti, poi fate delle semplici esperienze. Quindi guardate come si muovono gli animaletti volanti, guardate come si muovono i pesci, quindi constatate che non ci sono delle direzioni particolari verso cui gli animaletti volanti si muovono, né ci sono delle direzioni particolari lungo le quali i pesci nel secchio si muovono. E voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente dovrete gettare verso quella parte che verso questa. Cioè fate vi buttate una palla, cambiando direzione, e notate che poi dovete fare per distanze uguali esattamente lo stesso sforzo in tutte le direzioni. Quindi non ci sono direzioni, diciamo, rispetto alle quali, particolari, rispetto alle quali cambiano le condizioni del vostro lancio. Bene? E saltando voi, come si dice, a piedi giunti, uguali spazi passerete verso tutte le parti. Queste sono, diciamo, le esperienze che Galileo chiede di fare a questi supposti amici. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, fate muovere la nave. Quindi fate queste esperienze, dopodiché fate la seguente cosa, fate muovere la nave. Quindi la fate separare dal porto, la fate raggiungere una certa velocità, che da quel punto in poi assumete essere costante. Dopodiché fate esattamente le stesse esperienze di prima. Bene? Questo è in qualche modo l'esperimento che Galileo chiede di fare. Quindi osservate le direzioni degli alimenti volanti, osservate le direzioni seguite dai pesci, vi lanciate la palla, fate esattamente tutte le stesse cose di prima e osservate se ci siano delle differenze rispetto alle stesse cose fatte nel porto. Chiaro?
Allora, dice Galileo, purché il moto sia uniforme, quindi se il moto è uniforme, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i nominati. Cioè non riuscirete a notare alcuna differenza. Bene? Conclusione. Voi non potete dall'interno della nave decidere sotto una serie di condizioni se la nave si muova o no. Bene? Questo è un esperimento ideale perché ha una marea di approssimazioni, cioè ha una marea di condizioni che io devo assumere perché l'argomento funzioni. Ce n'è un bel numero. Bene? Quindi questo è un modello nel senso che vi dicevo prima, è un esperimento ideale, quindi è una configurazione di fenomeni che come tale non si riproduce in questa forma nella realtà concreta. Però accetto di scommettere sul fatto che io elimino una serie di fattori che considero tra virgolette di disturbo e capisco qualcosa sul mondo facendo questo. Ok? Qual è diciamo, l'obiettivo più spicciolo dal punto di vista astronomico per Galileo di questo ragionamento? Beh, l'obiettivo spicciolo è che gli argomenti degli anticopernicani non hanno alcun significato perché assomigliano al tentativo di provare a vedere se la nave si muove o no facendo degli esperimenti dentro la stiva. Non ci si fa. Quindi gli argomenti sono inconcludenti. Va bene? Ma al di là di questo, diciamo, questo esito più specificamente astronomico, questa discussione di Galileo, che è uno dei, diciamo, dei vertici del dialogo e quindi per la posizione che il dialogo occupa nella storia della scienza, uno dei vertici della scienza moderna, è una discussione completamente ideale. Quindi è un fatto di enorme importanza il fatto che noi, diciamo, comprendiamo alcune caratteristiche retrospettivamente, vediamo che Galileo ha dato contributi essenziali nel riconoscere alcune caratteristiche distintive, strutturali dell'indagine fisica del mondo attraverso delle riflessioni che sono completamente ideali. Quindi sono modelli come tali, non ritroviamo là fuori nel mondo e nel caso di questo che storicamente è stato chiamato principio di relatività, è qualcosa che noi non possiamo, diciamo così, testare direttamente. Non possiamo andare là fuori e vedere se vale il principio di relatività. Noi lo dobbiamo assumere, salvo scoprire che assumere questo principio di relatività ci fa comprendere dei pezzi, delle strutture, dei meccanismi fondamentali del mondo intorno a noi. Quindi questo, ripeto, è un grande risultato di Galileo sia dal punto di vista dello sviluppo della fisica sia dal punto di vista della sua polemica astronomica nei confronti degli anticopernicani, ma è anche, diciamo, una grande lezione della scienza moderna nel senso che vi dicevo prima, è uno degli esempi più grandi del senso in cui la rivoluzione scientifica è una rivoluzione intellettuale che passa attraverso, diciamo così, il rovesciamento di un modo di leggere i fenomeni. Ed è un rovesciamento, appunto, che in qualche modo, essendo noi contemporanei così abituati a ragionare per modelli, dobbiamo fare un certo sforzo per comprendere quanto rivoluzionario fosse, all'epoca della nascita della scienza moderna, diciamo così, leggere la natura in questo modo. Ma leggere pure in questo modo è ciò che in sostanza, semplificando ma cogliendo un fattore fondamentale, è ciò che ha permesso alla scienza di diventare ciò che è diventata. Allora vado un po' più veloce perché qua se no facciamo notte. Qui devo saltare un sacco di roba, arriviamo più vicino a noi. Allora, Galileo, per quanto riguarda, diciamo così, l'immagine scientifica del tempo e di una serie di, diciamo, quantità di processi fondamentali legati alla descrizione del tempo,
Galileo ha posto alcuni mattoni fondamentali, ma naturalmente diciamo, la storia del pensiero scientifico è passata da altri personaggi, in particolare da Newton, e Newton che ha costruito diciamo così, l'immagine cosiddetta classica di quantità e descrizioni fisiche fondamentali del mondo, e in particolare Newton che ha diciamo così, costruito in maniera complicata, insomma, ovviamente ci vorrebbe un po' più di tempo, che ha costruito diciamo così, l'immagine classica delle nozioni di spazio e tempo. Queste immagini, tra virgolette, classiche di spazio e tempo, in qualche misura, anche qui naturalmente, ma non posso fare diverso, semplificando molto, sono immagini in cui spazio e tempo sono, diciamo così, due grandi contenitori. Quindi sono delle, chiamiamole delle entità che contengono i fenomeni. Bene? E che hanno, dal punto di vista di Newton, per motivi profondi, hanno una esistenza in qualche misura indipendente dai corpi che sono immersi dentro spazio e tempo. Quindi, dal punto di vista newtoniano, la descrizione meccanica dei corpi si colloca all'interno di questi due grandi, chiamiamoli, contenitori, che sono spazio e tempo. Spazio e tempo hanno una natura indipendente dai corpi e sono in un certo qual senso, per precisare se uno volesse, sono entità assolute. Qualunque fenomeno di rilevanza fisica si colloca all'interno di questi, che ho chiamato così molto brutalmente, contenitori. Allora, all'interno di questi, chiamiamoli contenitori in particolare, essendo in particolare il tempo un'entità in qualche modo che ha natura assoluta, ciò che noi intuitivamente chiameremo lo scorrere del tempo è qualcosa che avviene alla stessa maniera per qualunque osservatore. Bene? Allora, qual era il punto? Abbiamo visto prima, se noi pensiamo alla descrizione di Galileo del moto, Galileo comprende che alcuni fenomeni sono di carattere, come si dice qualche volta, relativo o relazionale. Quindi se un certo corpo abbia uno stato di moto di piede, dipende da alcuni fattori, non è un fatto in qualche modo assoluto. Bene? Allora, ma come dire, la trama fondamentale nella quale si svolgono questi fenomeni è costituita da questa entità di spazio e di tempo. Bene? Che è necessario per la impresa della meccanica nel suo complesso che siano strutture indipendenti dai corpi che li occupano in qualche modo. Una conseguenza di questo fatto è che indipendentemente dallo stato di moto relativo, diciamo, di due corpi o di due osservatori, per questi due osservatori il tempo scorre nello stesso modo. Bene? Allora, questa immagine che vi ho, diciamo, trasmesso in modo estremamente approssimativo e primitivo, però insomma, mi premeva a trasmettere questo fatto, arriva, diciamo così, fino agli inizi del Novecento. Allora, agli inizi del Novecento, anche qui semplificando, la situazione, come dire, della descrizione fisica dei fenomeni contempla due grandi, diciamo così, capitoli nella descrizione dei fenomeni. Un grande capitolo è la descrizione meccanica dei fenomeni. L'altro grande capitolo è quello della descrizione dei fenomeni elettromagnetici. Questi sono, come dire, i due grandi capitoli della fisica moderna fino agli inizi del Novecento. Allora, questi due capitoli, retrospettivamente, non stanno facilmente insieme. Noi lo possiamo vedere retrospettivamente.
non stavano facilmente insieme, non erano facilmente compatibili. Uno dei motivi per cui Albert Einstein occupa il posto che occupa nella storia della scienza, del pensiero scientifico di questi tempi, consiste nell'aver mostrato un modo in cui questi due grandi filoni della fisica, che sembrava in contraddizione, possano convivere. Al prezzo, questo è il punto, di operare una modificazione nella nostra immagine di come il tempo scorre. Quindi è una conciliazione che ha comportato, come dire, un prezzo concettuale molto importante. Molto importante, tanto è vero che la comunità non solo filosofica, ma anche scientifica, ha fatto una notevole fatica per inglobare all'interno della costruzione scientifica, della teorie fisiche accettate, queste idee di Einstein, che come noto ha avuto il premio Nobel nel 1922, ma non per la relatività, per un effetto, per aver in realtà contribuito alla nascita della meccanica quantistica, che è tutta un'altra cosa. Allora, all'epoca della nascita della teorie relativistiche, un famoso lavoro del 1905, c'è un periodo di tempo neanche tanto breve in cui Einstein dialoga sulle implicazioni delle proprie teorie in modo attivo con la comunità, una parte della comunità filosofica dell'epoca. Era un bel tempo in cui filosofi e scienziati potevano dialogare in maniera costruttiva. Purtroppo questo non è sempre ormai più facile ai nostri tempi, ma all'epoca tali erano le implicazioni, le modificazioni nelle modalità di caratterizzare, categorizzare nozioni temporali, che questo in qualche modo era sentito come un problema estremamente interessante. E quindi c'è proprio documentabile un dibattito tra Einstein e alcuni tra i più importanti filosofi della scienza dell'epoca che dibattevano su questo fatto. Peraltro Einstein è sempre stato uno scienziato che ha avuto simpatia e passione per il pensiero filosofico. In realtà non era poi una novità, una cosa così atipica della cultura austro-tedesca di fine 800, primi del 900, beati loro, nel senso che la formazione di uno scienziato anche professionista prevedeva l'esposizione alla lettura dei principali classici della storia della filosofia, quindi una cosa fantastica dal nostro punto di vista. La biografia di Einstein rivela che Einstein aveva sempre un grande interesse per le questioni filosofiche, non per puro capriccio intellettuale, per divertimento così la domenica, ma perché in qualche modo si è sempre confrontato in modo attivo, coinvolto con le implicazioni filosofiche della fisica che andava costruendo. E proprio le vicende della nascita della teoria della relatività speciale raccontano che in un certo senso un fattore essenziale nella comprendere il ruolo e nel dare in modo la svolta fondamentale verso una formulazione compiuta è stato svolto proprio da una riflessione che potremmo chiamare di natura concettuale, metodologica, epistemologica, relativa alla natura del tempo. Se poi date un'occhiata al lavoro famosissimo 1905 sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, vi accorgete che un terzo abbondante del lavoro è costituito da una discussione epistemologica della nozione di tempo. Quindi è un fatto, che anche simbolicamente, oltre che concettualmente, trasmette l'idea che quando ci sono queste grandi trasformazioni, categoriali,
la riflessione concettuale svolge un ruolo non di contorno molto spesso, ma un ruolo talvolta attivo. Beh, questa è una foto in cui Einstein, diciamo, poco più di 20 anni, qui sono due suoi amici, Solovin e Abbitt, che si trovavano a chiacchierare di filosofia, chiamavano scherzosamente Accademia Olimpia questi incontri in cui mangiavano, bevevano e chiacchieravano, diciamo, di filosofia. Allora, c'è un documento molto interessante dal punto di vista delle cose che vi sto dicendo, del senso in cui nella nascita della teoria della relatività ha avuto un ruolo rilevante una preoccupazione, diciamo così, un'urgenza di carattere filosofico e concettuale complessivo. Allora, vi dicevo, Einstein nei primi anni del Novecento, dopo la sua la pubblicazione, discute animatamente in modo attivo con, oltre che con i suoi colleghi, non tanti, con i filosofi e scienze dell'epoca. In particolare c'è una discussione, uno scambio con questo filosofo della scienza che si chiamava Moritz Schlick, un fisico di formazione che a un certo punto, insomma, si dedica completamente a questioni di natura filosofica, e che nel 1915 scrive quello che è considerato il primo, diciamo, testo che riflette sulle implicazioni filosofiche della teoria della relatività, che si chiama il significato filosofico del principio relativo. Schlick manda questo testo ad Einstein, che lo apprezza molto, e tra i migliori saggi sono stati scritti finora sulla relatività, dice, e nella lettera che Einstein manda, nella quale manifesta il suo apprezzamento, dice una cosa, diciamo, che dal punto di vista dei filosofi è estremamente interessante, insomma, fa un po' sobbalzare. E dice questo: lei ha correttamente compreso che questa linea di pensiero ha avuto una grande influenza sul mio pensiero. Ma, certo, ma ancora di più Hume, il cui trattato sull'intelletto ho studiato con interesse e ammirazione poco prima di formulare la teoria della relatività. Ora, chi è Hume? Non è un fisico, ma è un filosofo, ed è un filosofo del Settecento. È un filosofo che due secoli prima, un secolo e mezzo prima, aveva scritto questo libro, il Trattato sull'intelletto umano, in cui non aveva riflettuto sulla natura di spazio e tempo in particolare, ma aveva, diciamo, discettato sulla natura della conoscenza scientifica in senso più ampio. Allora, in questa lettera e in alcuni altri testi, Einstein esplicita il fatto che la lettura di questo testo, di questo tipo di riflessioni, ha avuto un'influenza decisiva per fare quella svolta importante che ha determinato la formulazione della teoria della relatività speciale. Allora, è chiaro che questo tipo, diciamo, di osservazione molto stringata fa venire la curiosità nel cercare di capire dove stia l'importanza di questo tipo di suggerimenti, diciamo così. Allora, in un testo molto successivo Einstein riprende questa cosa e dice, vedete qui, Hume vide chiaramente che alcuni concetti, come esempio quello di causalità, non si possono dedurre con metodi logici dai dati dell'esperienza. Allora, qual era l'idea di fondo che ha avuto, diciamo, che quantomeno Einstein ha avuto motivo per ritenere così importante nel aiutarlo a trovare la formulazione effettiva della teoria che cambia i nostri modi di considerare lo spazio e il tempo? Il fatto che, diciamo così, mettiamola così, cosa fa, come potremmo caratterizzare in modo molto approssimativo ma generale uno degli obiettivi fondamentali della scienza? Quello di costruire teorie che rendano conto dell'esperienza. Bene? Quindi che ci spieghino entro certi limiti perché l'esperienza naturale si svolge secondo certe caratteristiche. Bene?
Allora, cosa dice Hume e cos'è che Einstein, come dire, legge in queste parole? Hume è sostanzialmente un filosofo che dice che le teorie non possono essere, diciamo così, estratte dall'esperienza. Cioè noi non possiamo, come dire, accumulare una certa serie di dati sperando che a un certo punto dai dati emerga la spiegazione di quei dati. Bene? Ci dobbiamo, come dire, inventare, dobbiamo, detto meglio, congetturare una teoria che noi speriamo descriva bene quei dati. Ma non possiamo sperare che i dati, come dire, facciano magicamente emergere una teoria. Questo significa non si possono dedurre con metodi logici da dati l'esperienza. Quindi, qual è la morale? La teoria è una sorta di congettura che noi proviamo ad applicare sopra i dati, sperando di tirarne fuori una storia che ci dispieghi questi dati. Ma noi non tireremo mai fuori una teoria accumulando dati e basta, perché i dati da soli non fanno magicamente sorgere la teoria. Dobbiamo azzardare, come dire, dobbiamo congetturare, dobbiamo, come diceva un altro filosofo, buttare la rete sperando di tirar su qualcosa. Bene? Questa è in qualche modo la lezione che Einstein tira fuori dalla lettura di Hume e che in queste lettere dice non erano letture della domenica, sono state letture che sono state fondamentali, ed c'è un altro passo in cui dice molto probabilmente io non sarei arrivato alla soluzione del problema senza queste letture. Si sbilancia addirittura in questo modo. Qual è, diciamo, il punto in cui in qualche misura noi possiamo pensare che Einstein abbia applicato in modo specifico questa lezione metodologica di Hume? Allora, cerchiamo di vederla, diciamo, nel modo più semplice possibile. Allora, nel lavoro di Einstein, 1905, Einstein propone, diciamo così, una teorizzazione di spazio e tempo che si accorda con due postulati fondamentali. Quindi Einstein propone questa teoria assumendo come punti di partenza fondamentali due tesi chiave, due appunto assunzioni chiave. La prima è sostanzialmente ciò che Galileo diceva relativamente alla nave, cioè un principio cosiddetto di relatività, cioè l'assunzione per cui le leggi fondamentali che regolano i fenomeni non devono dipendere dalla prospettiva da cui guardiamo i fenomeni. Va bene? Quindi, come dire, una sorta di estensione generalizzata dell'idea che Galileo ha rispetto alla nave. Bene? Questo storicamente è stato chiamato principio di relatività. Quindi, se noi pensiamo un attimo alla faccenda della nave, la morale dell'esperimento ideale di Galileo è che le leggi che regolano i pescetti, gli animaletti, le gocce che cadono, il lancio della palla, quelle leggi non devono dipendere dal fatto che la nave si muova o no. Quindi non devono dipendere dalla scelta della prospettiva nella quale io guardo quei fenomeni, se è quella della nave che sta viaggiando o quella della nave ferma nel porto. Chiaro? Questo è il punto. Questo è il punto se noi pensiamo a ciò che dice Galileo, cioè che noi non notiamo alcuna differenza, no? Quindi quello cosa significa? Significa che quelle leggi sono indifferenti alla prospettiva da cui le guardiamo. Quindi non possiamo usarle per capire in quale prospettiva siamo, detto in altro modo. Quindi è una richiesta, diciamo così, la richiesta che le leggi fondamentali di quella porzione di mondo
non devono dipendere dal fatto che io sia o fermo nel porto o nella nave, perché sennò potrei cambiare le cose scegliendo il riferimento. Chiaro? Se succede qualcosa vuol dire che quelle leggi lì non sono fondamentali, in qualche misura. Allora, Einstein pone alla base uno dei due pilastri della sua teoria, è semplicemente una estensione, come dire, generalizzata di questa idea di Galileo. L'altro postulato, e questo è l'autentico, diciamo, fattore veramente di innovazione, beh, è un fatto in realtà che discende, un fatto, come dire, empirico, duro, no? Cioè il fatto, all'epoca di Einstein già ampiamente testato dal punto di vista sperimentale, che la velocità della luce è costante in tutti i sistemi di riferimento, comunque io la misuri. Cioè se io misuro la velocità della luce nel vuoto in sistemi di riferimento differenti, ottengo sempre lo stesso risultato. Quindi questa velocità diventa una costante che riottengo con molti metodi diversi per tutti i sistemi di riferimento. Allora, apparentemente queste due cose sembrano confliggere tra di loro. Sembrano confliggere tra di loro. In che senso? Allora, in che senso? In questo senso. Allora, nella teoria, diciamo così, ante Einstein, esisteva uno strumento formale per, diciamo così, descrivere quantità e fenomeni diversi descritti in due sistemi di riferimento differenti. Questi, chiamiamoli strumenti, si chiamano trasformazioni di Galileo e sono delle, appunto, delle ricette, diciamo così, per fare che cosa? Allora, voi vedete questi due sistemi di assi cartesiani. Supponete che questo sistema di assi si muova di velocità v rispetto a quest'altro, di velocità uniforme. Allora, voi potete trattare uno come il porto e l'altro come la nave. Bene? Allora, se voi mi ponete il problema, cosa devo fare, come devo descrivere i fenomeni quando passo da un sistema all'altro? Beh, dovete dotarvi di qualche strumento per tradurre i fenomeni fisici letti in un sistema nell'altro. Questi strumenti si chiamano trasformazioni di Galileo e sono gli strumenti, diciamo così, detto molto male, ma che ci permettono, come dire, di oscillare, saltare da un sistema di riferimento all'altro, no? Quindi gli strumenti, diciamo così, che permettono a questo sistema di leggere nelle proprie coordinate ciò che accade in quest'altro e viceversa. Va bene? Allora, dentro queste trasformazioni ci stanno codificate delle assunzioni pesanti dal punto di vista fisico. Allora, la prima è che se questo sistema di riferimento si muove di velocità v rispetto a questo, quando noi, diciamo così, trattiamo la velocità di oggetti qui dentro e qui dentro, dobbiamo sommare o sottrarre le velocità tra di loro. Bene? Questo è una conseguenza ineliminabile di queste trasformazioni del vero. È come tutti i discorsi che si possono fare se noi siamo su un treno che viaggia a velocità costante rispetto a una stazione. Va bene? E ci mettiamo a camminare lungo il treno e noi descriviamo le situazioni dal sistema di riferimento del treno rispetto a quello della stazione e viceversa, ci chiediamo qual è la velocità di quella persona che si muove o no, a seconda del sistema di riferimento dobbiamo o sottrarre o addizionare queste velocità. Va bene? Questa è una conseguenza. L'altro fatto, assunzione fisica chiave, codificata nelle trasformazioni di Galileo, è questa qua.
Cioè il fatto che, dati due sistemi di riferimento di Q, che si muovono in velocità V uniforme uno rispetto all'altro, questi due sistemi, diciamo così, assumono che il tempo vicendevolmente scorra esattamente nello stesso modo. Cioè, mentre hanno, in base alle trasformazioni, modalità diverse di descrivere certe quantità, certe relazioni, certi fenomeni, il tempo è assunto scorrere esattamente nello stesso modo. Quindi, indipendentemente da come questo si muove rispetto a questo di modo uniforme, nell'uno e nell'altro il tempo scorre nello stesso modo. E questo è codificato da una di queste ricette della simulazione Galileo, che viene scritta in questa maniera qua. Quindi due fatti fondamentali, due assunzioni fisiche forti in questa simulazione di Galileo: uno, le velocità si sommano, si addizionano; due, il tempo scorre allo stesso modo. Allora, qual è il problema però? Il problema è che se noi scopriamo che questa velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento, bene, significa che se noi trattiamo fenomeni che, diciamo, coinvolgono velocità comparabili con queste, le velocità non si sommano. Perché noi abbiamo detto, no, che se noi calcoliamo qui dentro la velocità di un corpo che si muova qui dentro, noi dobbiamo sommare a questa velocità qui quella della velocità con cui questo sistema si muove rispetto a questo, perché il secondo si muove rispetto al primo. Bene, ma se noi calcoliamo invece la velocità della luce, troviamo che in qualunque sistema quel valore è sempre lo stesso. Quindi non è vero che dobbiamo sommare la velocità. Supponiamo che io faccia una misura della velocità della luce qui dentro e ottengo C. Poi la rifaccio in questo e ottengo C. Non C più V, C. Questo è un fatto che confligge con l'assunzione fisica fondamentale scritta dentro le trasformazioni Galileo. Quindi per i fenomeni che coinvolgono velocità molto elevate, una assunzione chiave dei fenomeni meccanici a velocità basse cade. Bene? Beh, se cade questa addizione, cadono le trasformazioni di Galileo e cade la uniformità dello scorrere del tempo. Bene? Allora, detto tutto questo, cosa c'entra questa storia che dice, che a cui fa riferimento Einstein, cioè che ho imparato da Hume una lezione che mi è stata fondamentale? La lezione che è stata fondamentale, dicevamo, è la lezione per cui l'esperienza, no, non porta, come dire, scritta sulle spalle la spiegazione dei propri fenomeni. L'esperienza noi la dobbiamo in qualche modo, ne dobbiamo render conto congetturando una qualche teoria che proviamo ad applicarci sopra. Bene. Questo cosa significa rispetto alle cose che abbiamo detto adesso? Significa che un'assunzione come questa non è, come dire, un fatto brutto di esperienza, ma è semplicemente un dato, un'assunzione teorica che entro certe condizioni è stata efficace per render conto di una certa classe di fenomeni. Ma l'esperienza stessa può essere tale da indurci ad abbandonarla, quell'assunzione. Chiaro? Quindi, in che senso, ripeto, diciamo, questa, tra virgolette, lezione di Hume, ci dice Einstein, è stata così importante? Perché in qualche modo, diciamo, ha spogliato queste trasformazioni del carattere di verità irrefutabili in quanto, come dire, imposte su di noi dall'esperienza nuda e cruda, ma sono, cioè, come dire, riconosciute come elementi teorici, cioè congetturali, cioè come delle scommesse che sono state fatte per provare a descrivere i fenomeni e che si rivelano adeguate
entro certi limiti, cioè fino a quando noi non scopriamo degli altri fenomeni che ci costringono a comprendere che in un altro dominio di applicazione un'assunzione che ci sembrava così intuitiva come quella può non valere più. In questo senso è stato un fatto essenziale la scoperta, come dire, empiricamente dura di questo valore di C uguale per tutti i semi, perché ha comportato, come dire, a cascata una serie di implicazioni che ci hanno portato a riconoscere che questa è una ipotesi come altre, non è un fatto, come dire, indubitabile, anche se, e qui torniamo al punto iniziale, la nostra percezione intuitiva, no, va molto più d'accordo con questa cosa qua. Cioè, noi tendiamo a pensare intuitivamente che tra noi e delle persone che stanno su un aereo a reazione che gira intorno alla Terra, il tempo scorre allo stesso modo. Questo ci dice, come dire, l'intuizione, il senso comune, no? Quindi in questo senso, di nuovo, è uno sforzo enorme quello di convincerci che quella è solo un'ipotesi e che non è un fatto di natura ovvio davanti agli occhi di tutti. Ecco, quindi riconoscere, come dire, che certe assunzioni che sembrano evidenti sono in realtà teoria, né più né meno di altre possibili teorie, questo è stato, diciamo così, un passaggio che per la formulazione corretta della teoria è stato fondamentale ed è un passaggio in un qualche modo di carattere, dicono gli intelligentoni, epistemologico, cioè che ha a che fare con una riflessione concettuale su cosa noi ci aspettiamo dalla teoria, su cosa deve fare dalla teoria. Quindi è una specie appunto di decisione metodologica che poi storicamente, retrospettivamente, noi abbiamo visto ha orientato la formulazione della teoria nel modo così fecondo che abbiamo visto. Allora, vado molto, molto, molto rapidamente, però voglio fare solamente due osservazioni finali su un paio di, diciamo, circostanze, di situazioni che sono implicate dalla teoria della relatività di Einstein e che sono, come dire, ardue da far rientrare in un modo ovvio in una immagine intuitiva del mondo naturale. Quindi anche questo, come dire, è un capitolo di questa lunga storia su come noi possiamo confrontarci con la scienza cercando di estrarre un'immagine del mondo così intuitiva e complessiva. La teoria della relatività speciale ha alcune conseguenze, insomma, che non sono semplici da mettere d'accordo, diciamo così, con la nostra intuizione, ma in qualche modo, d'altra parte, questa, se noi crediamo alle nostre migliori teorie scientifiche, al momento questa è, come dire, è il resoconto, la versione, tra virgolette, autentica di come funzionano queste cose a un livello in qualche modo fondamentale. Allora, come descrive, diciamo così, lo spazio-tempo, la struttura spazio-temporale degli eventi, la teoria della relatività speciale? Allora, in un modo che è possibile rappresentare così. Allora, vedete questi due coni uno sopra l'altro. Allora, soffermiamoci sulla intersezione di questi due coni. Allora, voi immaginate un evento, va bene? Questo flash. Un punto, bene? Quindi una piccolissima porzione minimale, come dire, no? Di spazio in un certo tempo. Quello lo chiamiamo evento. Bene, quindi supponete di beccare qui, ora non ce la faccio perché non riesco a stare fermo, di un flash. Bene, quello lo chiamiamo evento. Allora, quello è un elemento di questa trama, diciamo così, che la teoria chiama spazio-tempo. Bene? Allora, cosa fa, anche qui molto semplicisticamente, la teoria? Descrive questa trama attraverso una struttura, come si dice, a coni,
Cioè, cosa intendiamo? Allora, a ogni punto noi possiamo associare due poni, uno, come dire, diretto verso l'alto e uno diretto verso il basso, usando alto e basso in modo così intuitivo, dove questa qui è l'orientazione temporale, quindi ciò che va in su è futuro, ciò che sta in giù è passato, detto malissimo. Allora, a ogni evento noi possiamo associare questa struttura che prevede questo cono nel passato e questo cono nel futuro. Cosa contengono quei coni? E perché sono coni? Allora, la teoria dice questo. Allora, la pendenza, diciamo così, di questi coni è determinata dal fatto che C è la velocità limite. Cioè C rappresenta una velocità che non può essere fisicamente superata da nessun oggetto che parta da velocità più basse. In questo senso è una velocità limite. Allora, qua dentro, in questo cono qua, sono collocati tutti gli eventi che intuitivamente possono essere raggiunti a partire da questo evento. Bene? Quindi voi dovete immaginarvi questa situazione. Avete l'evento, un flash, poi supponete che da quel punto dello spazio-tempo voi potete raggiungere una certa quantità di punti. Bene? Come potete raggiungerli? Al massimo andando veloce quanto C. Al massimo. Bene? Quindi il fatto che sia un cono è dato dal fatto che C è una velocità alta ma limitata. Quindi vincola ciò che voi potete raggiungere a partire da C, a partire da questo evento qua. Ok? Quindi questo lo chiamiamo il futuro del nostro evento, cioè l'insieme di tutti gli eventi che possono essere raggiunti a partire dal nostro evento di partenza, viaggiando al massimo con velocità C. Bene? Al massimo velocità C cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo un evento qua, a partire dal mio evento qui, io potrei raggiungere quell'evento solo andando a più di C. Chiaro? Quindi in questo senso il cono rappresenta l'insieme, diciamo, delle regioni che sono accessibili al nostro evento nel futuro. Quindi qua dentro ci stanno tutti gli eventi che in qualche modo, a partire da questo, io potrei influenzare e poter raggiungere, ripeto, mandando un segnale che al massimo viaggiarci. Se becco uno fuori, per beccarlo dovrei viaggiare a più di C, ma c'è una velocità limite, quindi un evento che sta qui fuori è in qualche modo inaccessibile da questo. Questo cono, invece, è, come dire, cono speculare, ed è l'insieme degli eventi che possono aver influenzato il nostro evento, perché stanno nel passato. Siccome il passato può averci influenzato a partire da eventi che potevano mandare segnali che viaggiavano al massimo con la velocità della luce, anche questi eventi hanno, diciamo così, sono confinati dentro un cono. Bene? Perché un evento qua poteva raggiungere il nostro evento solo viaggiando a più di C. Chiaro? Quindi questi due coni hanno questo, diciamo, significato privilegiato. Fissato un qualunque evento, io posso influenzare causalmente il futuro viaggiando al massimo C, bene, l'insieme di ciò che posso influenzare è un cono. Fatto che si apre, diciamo così, perché va verso il futuro. Il cono passato è l'insieme di tutti gli eventi che possono aver influenzato il mio evento, venendo, diciamo così, dal passato e viaggiando al massimo con velocità C. Quindi il nostro evento non può essere stato influenzato da eventi che siano fuori dal suo cono di luce passato. Allora, la cosa che, come dire, deve rimanere impressa è il fatto appunto che queste strutture sono a cono perché velocità C pone un limite. Quindi non possiamo, presi due eventi qualsiasi, come dire, essere certi che saranno collegati
mandando un segnale fisico, perché questo segnale fisico ha una velocità alta ma limitata, e questa limitatezza, come dire, pone dei vincoli. Si può dire, usando un linguaggio un pochino più sofisticato, che questo limite di C vincola quello che si chiama la geometria dello spazio-tempo. Quindi la struttura geometrica dello spazio-tempo è vincolata dal fatto che esistono dei segnali, che esistono una velocità limite per qualunque segnale. Se noi ipotizziamo uno spazio-tempo in cui un segnale può viaggiare anche a velocità infinita, questo spazio-tempo non avrebbe questa forma qua. Perché significherebbe che noi possiamo collegare, dato due coppie di eventi, un qualsiasi evento con qualsiasi altro evento. Perché stiamo facendo l'ipotesi che un segnale possa viaggiare a velocità limitata. A questo punto non avremo questi coni che vincolano. Ma C è una scoperta empirica dura, è una velocità limite, costruiamo una teoria in accordo con questo fatto, la conformazione dello spazio-tempo che emerge da questa cosa è una struttura, come si dice, a coni di luce. Allora, qui dentro si spiega, almeno questa è la speranza, cioè che vi trasmetta qualcosa di intelligibile, si spiega una delle conseguenze, come dire, che anche all'epoca continua a colpire in modo più evidente l'immaginazione, cioè il fatto che non è detto che dei giudizi su eventi che in un certo sistema di riferimento sono simultanei continuino a essere giudizi che mantengono questa simultaneità per sistemi di riferimento diversi. Detto in altri termini, se noi prendiamo due corpi che viaggiano rispettivamente, relativamente a velocità molto alte, osservatori su questi due sistemi di riferimento potrebbero dare giudizi non identici sulla simultaneità di certi eventi. Cioè, per un osservatore certi eventi sono simultanei, per un altro osservatore che viaggia molto velocemente rispetto al primo, quegli eventi non sono simultanei affatto. Quindi non è vero che ciò che io dico relativamente due eventi come simultanei possa continuare a essere valido indipendentemente dal sistema, dallo stato di moto di un altro osservatore che viaggia molto velocemente. Io posso sostenere che certi eventi sono simultanei, per un osservatore diverso, sotto certe condizioni descritte dalla teoria, questi due eventi non sono simultanei per niente. Allora, preso un evento qui dentro e preso un evento fuori, se noi piazziamo un osservatore qua e uno fuori, questo è un esempio di osservatori che possono divergere su giudizi di simultaneità. Cioè, un osservatore qua può giudicare simultanei due eventi che non sono simultanei affatto per un osservatore che sta fuori del cono di luce. Questo, quindi, formuliamo la teoria, i due postulati, il principio di relatività, costanza e velocità della luce. Questa teoria, permette di scrivere, di formulare questa geometria dello spazio e del tempo. Bene, se la geometria dello spazio e del tempo in quelle condizioni, sotto le condizioni relativistiche, è fatta così, la simultaneità è una relazione che non è invariante cambiando osservatore. Questo è sostanzialmente impercettibile per velocità basse, cioè per le velocità della nostra esperienza comune. Noi possiamo vivere tranquillamente come se condividessimo tutti gli stessi giudizi di simultaneità, perché la velocità è molto bassa. Ma se noi facessimo l'esperimento mentale che siamo persone che viaggiano a velocità comparabile a quelle della luce, queste differenze diventerebbero rilevanti. Questa è una conseguenza molto controintuitiva della teoria della relatività. Quindi, quando noi ci domandiamo, ma come è fatto davvero il mondo, come è fatto davvero lo spazio e il tempo? Davvero dipende cosa intendiamo. Davvero, per davvero. Se per davvero intendiamo come ce lo descrive la teoria, spazio e tempo sono entità che permettono cose strane di questo tipo. Cioè il fatto che una cosa che accade simultaneamente a un'altra per me, a suo giudizio, non è affatto invariante. Dipende da quanto mi muovo velocemente. E un'altra cosa abbastanza controintuitiva, anzi forse non so se
più controintuitiva, ma certamente parecchio controintuitiva, è il cosiddetto presente esteso. Allora, torniamo alla nostra rappresentazione con i nostri coni. Allora, avete il vostro evento qui, questo è il futuro causale di questo evento e questo è il passato causale. Bene? Allora, questo punto è, diciamo, il presente di questo evento. Bene? Allora, noi possiamo dire a rigore che solo ciò che sta qui dentro è il futuro di questo evento. E solo ciò che sta in questo cono è a rigore il passato di quell'evento. Bene? Perché lo possiamo dire a rigore? Perché un'altra conseguenza di questa rappresentazione qua è che se noi prendiamo questo evento qui e ne prendiamo un altro qui dentro, questa relazione qui di passato, o se prendiamo questo e prendiamo un evento qui dentro, questa relazione di futuro, questa relazione qui è invariante per qualunque se vuole. Cioè ciò che sta all'interno del cono è qualcosa che condividono tutti gli osservatori. Bene, quindi che un evento sia passato rispetto a un altro evento è qualcosa che, su cui tutti concordano. Quindi non è una cosa come la simultaneità, è qualcosa di invariante. Ma se noi prendiamo, quindi questo è il futuro e questo è il passato, allora a rigore quindi, preso questo evento, il presente di quell'evento è tutto ciò che non è né passato né futuro, giusto? Quindi, a rigore, preso un evento qua fuori, o meglio, preso un certo numero di eventi qua fuori, sono tutti presenti per questo. Quindi, cosa significa? Significa, in qualche misura, che se noi prendiamo, ci immaginiamo qua e poi prendiamo un certo insieme di eventi che si collocano a distanze molto lontane da noi, che quindi in una rappresentazione geometrica dello spazio-tempo stanno qua, non esiste, diciamo così, un presente puntiforme analogo al nostro, perché il presente di questo evento qua è tutto ciò che sta qua fuori, cioè tutto ciò che non è né passato né futuro, cioè tutto ciò che non sta né qua né qua. In questo senso, dato un evento, il suo presente al di fuori del cono di luce passato e futuro è qualcosa di esteso, non è un punto. Allora, intuitivamente cosa possiamo pensare? Voi supponete di telefonare a un vostro amico che sta a New York. Bene? Allora, la vostra intuizione cosa vi dice? Che se voi state al telefono parlate da una scrivania, date una botta su una scrivania, pum! Qualcosa che può essere, come dire, intuitivamente rappresentato come un evento. Voi vi immaginate, no, che il presente di quell'evento è il presente dell'evento per il vostro amico New York, va bene? Siano esattamente gli stessi, ok? E che siano, diciamo, ugualmente puntiformi. Se voi prendete sul serio la teoria e invece che a New York lo immaginate molto più lontano, bene, il presente di quell'osservatore lì, rispetto a voi, è qualcosa di non puntiforme, ma di esteso, perché assomiglia, diciamo così, a una regione, presi voi che telefonate qui, a una regione estesa qua dentro, quindi che prende un bel po' di spazio-tempo. Questo significa presente esteso. Significa che non esiste, messo in altri termini, se voi immaginate intuitivamente il presente come un punto,
La teoria vi dice in qualche modo che, dato un presente qui, non esiste un presente a distanza, ma esiste una regione presente a distanza. Questo è qualcosa che fa botte in modo abbastanza violento con la nostra intuizione. Anche qui, diciamo così, noi ci possiamo tenere tranquilli, la nostra intuizione, la nostra immagine tranquilla di presente puntiforme a distanza, semplicemente perché, come dire, i fenomeni nei quali noi siamo coinvolti, delle nostre velocità, la nostra scala, eccetera, eccetera, sono fenomeni di velocità molto basse, quindi in cui questa struttura è praticamente trascurabile. Ma se prendiamo, diciamo, sul serio la teoria, quindi in qualche modo attribuiamo alla teoria il compito di spiegarci come è fatto il mondo, tra virgolette, davvero, beh, le conseguenze per la nostra rappresentazione in senso comune non sono facili da, diciamo così, digerire. Questo intendevo in qualche modo all'inizio quando dicevo la scienza ha portato a divergere in modo molto importante rispetto al senso comune, e quindi non è facile estrarre una rappresentazione ovvia dalle scienze. Andiamo molto spesso per, diciamo così, per approssimazioni. Qualche volta, come in questo caso, abbiamo la fortuna che la teoria stessa ci dice, diciamo così, ci dà delle indicazioni su come considerare approssimativamente buono il nostro senso comune. La teoria ci dice, diciamo, che se noi immaginiamo i nostri eventi di vita quotidiana a velocità basse, possiamo tranquillamente continuare a vivere con le nostre intuizioni in senso comune. Però, in qualche modo, queste intuizioni sono sbagliate in un senso fondamentale. Ecco, la difficoltà, vi dicevo all'inizio, e qui chiudo, sta in questo, nel prendere sul serio il fatto che in qualche modo, anche se non è una forma poi forse troppo corretta, in qualche modo noi ci illudiamo molto spesso sulla natura della realtà, se diamo retta alle, insomma, abbiamo ottimi motivi per farlo, se diamo retta a ciò che le nostre migliori teorie scientifiche ci dicono sul mondo. Viviamo in uno stato di pesante, come dire, approssimazione, per cui se noi ci facciamo la domanda, sì, ma allora qual è il nostro posto, come facciamo a costruircela questa immagine in senso comune, e la risposta è che non c'è una via ovvia, che dobbiamo in qualche modo negoziare tra la nostra intuizione in senso comune e la nostra fiducia nella scienza, che, diciamo, ha ottimi motivi per sopravvivere. L'intensità